Cuccionate, i commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligrecchi. Conduce Antonio Rapisarda. Buon pomeriggio amici rossazzurri e ben ritrovati. Inizia questa nuova stagione del Calcio Catania, inizia questa nuova stagione di Globus Radio Station con Calcionate, commenti rossazzurri. Un cordiale benvenuto e ben ritrovati dal vostro Antonio Rapisarda e ben trovati a tutti i tifosi rossazzurri. Naturalmente parleremo di questa bellissimo Catania che ha esordito ieri col botto, anche se magari ce lo aspettavamo in altre categorie, ma finalmente, e dico finalmente, ci occuperemo di calcio giocato e più e non più di calcio dietro le aule di tribunali, che naturalmente non è il palcoscenico che compete a una squadra di calcio come il Catania. Che dire, ridò di nuovo il benvenuto a mister Renato Marletta, presidente di Catania. Benvenuto e ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo il piacere di avere anche qui con noi un amico di Globus Station, un amico soprattutto del calcio Catania, di tutto, e soprattutto un fiduciario alla grande, numero uno. Io lo chiamo il numero uno, per me è un vate, è tutto. Quindi il fiduciario Asso Calciatori, avvocato Carmelo Mazzà. Benvenuto e ben trovato. Grazie dei complimenti. Ma un piacere. Va bene, grazie. Ok, ho il caffè. Allora, abbiamo anche accanto a me una grande bandiera del calcio Catania, un capitano, un ex giocatore del calcio Catania, ma prima lui mi ha detto: no, sono un ex giocatore. No, assolutamente no, è un capitano del calcio Catania e va dato merito, atto a un grandissimo giocatore che è Antonino Cantone. Ben trovato e benvenuto. Grazie e buona giornata a tutti, anche ai nostri tifosi. Allora, abbiamo anche i tifosi che sono, diciamo, il cuore pulsante della nostra anima calcistica, perché senza i tifosi il calcio non può andare avanti, soprattutto il calcio Catania. Abbiamo oggi qui con noi Vera Vasta, tifosa abbonata Tribuna A. Ben trovata e benvenuta. Grazie, una buona sera a tutti. Allora, quest'anno è un anno, diciamo, particolare, dove naturalmente Globus Radio Station ha voluto incrementare ancora di più le forze e noi avremo con noi una persona, un'altra persona, oltre alla regia, avere anche Gaetano Ligrecchi, che noi a suo tempo ringraziamo perché tutto questo non può accadere senza di lui. Abbiamo anche il nostro editore Enzo Stroscio, tutto lo staff che lavora con noi, di cui abbiamo Salvatore Pappalardo, abbiamo Alfio Scroll, abbiamo anche Gabriele Cupeda e abbiamo oggi, quest'anno, abbiamo un commento tecnico che è affidato a Ruggero Traguzzi. Ruggero, ciao Antonio, buonasera a tutti, grazie. Allora, abbiamo presentato tutti, siamo felici oggi grazie a questa bellissima vittoria di Catania, che naturalmente non è più quella dell'anno scorso, è una squadra totalmente diversa. Abbiamo un nuovo allenatore, abbiamo dei nuovi giocatori che magari molti sconosciuti, che però ieri ci hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. Grande cuore, grande anima, grande tecnica ai primi minuti. Credo che abbia detto quasi tutto. Lascio la parola ai miei ospiti per capire cosa ne penso. Allora, io dico soltanto buon esordio con Matera. Mister Marletta, parla tu. Allora, intanto un benvenuto a tutti noi, perché ritornare a parlare di calcio credo che sia la cosa ottimale per chi come noi vive di calcio, nonino, anche se siamo un po' pensionati sotto questo aspetto. Fare della dietrologia per quello che è successo, ci perderemo in chiacchiere e in commenti in questo momento non veritieri, perché se ne sono dette tante e sicuramente se ne diranno tante nei prossimi giorni. Ieri finalmente si è tornato a giocare con una squadra che indossava i colori rossazzurri, a Matera, campo riconosciuto tanti anni fa dai noi tifosi, e devo dire sinceramente, dico, al di là dell'aspetto prettamente tecnico, che la cosa che mi ha colpito di più è stato il cuore e la voglia che hanno messo questi ragazzi, perché alla prima gara di campionato, dopo qualche mese di preparazione, poter parlare dal punto di vista tecnico-tattico credo che sia inverosimile. È venuta la vittoria con un gol che si è visto o non si è visto per gli scherzi della tecnologia, però visto che si torna a parlare di calcio e soprattutto anche pochi tifosi hanno dato una ritrovata voglia
a questa squadra e a questa presunta società, perché a questo momento si può parlare di presunta società, e soprattutto poi con una vittoria che fa sicuramente morale e che ottimizza a parlare di calcio, ripeto, in un momento non brillante, anche perché partiamo, come tutti sappiamo, con una penalizzazione che non è definitiva, partiamo da handicap, per cui insomma qual è il miglior inizio sotto questo aspetto, anche se il tempo di poter parlare del Matera, e già subito ci proiettiamo a Monopoli mercoledì. Mister, noi è vero che non abbiamo visto il gol perché purtroppo ci sono limiti televisivi, però noi abbiamo il nostro caro Ruggero Tracuzzi che è riuscito a spulciare, a trovare il gol e tutti allora, gli highlights. Anzi, miracolo, se Ruggero è pronto, della tecnologia. Se Ruggero è pronto, possiamo anche iniziare a vederli. Ruggero. Sì, sì, va bene. Se quando la regia decide di mandare il video, possiamo cominciare a vedere gli highlights. Allora, ci siamo? Vai. Allora, qua vediamo le squadre all'ingresso in campo, quindi questo esordio per il nostro Calcio Catania quest'anno in Lega Pro. A malincuore, purtroppo, dopo tanti anni al vertice a cui siamo stati abituati. Qua vediamo il nuovo capitano, che è Agatino Parisi, che Siracusano Doc. Siracusano Doc, però per noi è catanese, dai, capitano, sta squadra. Allora, inizia la partita. È stata una partita comunque che ha visto un buon Catania all'inizio, soprattutto nel primo tempo è stato un Catania molto aggressivo, ben messo in campo, questo modulo, il 4-3 voluto da Mister Pancoro, che comunque ha dato i suoi frutti. Qui vediamo l'azione del gol, il grande assist di Russotto per Scarsella che con un lob ha appunto superato il portiere avversario e ha portato il Catania in vantaggio. Gran gol di Scarsella, e questa risultante secondo me è importante perché va sotto la tifoseria del Catania, come a far capire che la squadra e con i tifosi. Credo che questo sia importante. Non poteva essere dopo altrimenti. Lo chiederemo anche a Vera, però credo sia molto importante. Non poteva essere altrimenti. Ora, qua vediamo il Matera. Matera, squadra ostica. Antonino, tu che cosa ne pensi di questo Matera? Ieri hai visto sicuramente la partita. Ma io, come tanti, l'ho vista a tratti, perché alcune volte andava via il video. Certo, una cosa è sicura, ci dobbiamo riabituare ad altre realtà. Questo per me, io ci ho giocato ai miei tempi in Serie C, non era a questo livello, era a un livello nettamente superiore. Qua diciamo le squadre non è che sono da un certo punto di vista tecnico molto ma molto forti. Comunque è importante che il Catania, non ci dimentichiamo che fino a due giorni prima dell'inizio di questo campionato per il Catania, quindi fino a venerdì scorso, il Catania ha fatto mercato. Io non conosco i giocatori, però credo che abbiano a questo punto, dopo questa partita, abbiano dimostrato che in un modo o nell'altro hanno quello spirito di misto tra la tecnica e il, diciamo, l'essere guerriero in questi campi, perché in questi campi ci dobbiamo anche abituare a buttare la palla in tribuna quando è così, come faranno anche gli avversari, quindi non vedremo difficile che vedremo delle belle partite dal punto di vista tecnico, però ripeto, il Catania ha iniziato in maniera ottima. Come si suol dire, come dico a Napoli, scordiamoci il ciò passato dal punto di vista sportivo, e questa è la realtà, è che non si può cambiare, quindi rimbocchiamoci le maniche dal punto di vista noi come tifosi, cercando di essere il meno critici possibile, ma cercando di essere vicino a questa squadra, anche se io personalmente, voi lo sapete, riconosco la squadra ma non riconosco questa società. Avvocato Marzà, di questo esordio cosa ne pensa? Dunque, cosa ne penso? Intanto un profondo senso di tristezza ieri, vedendo la partita, vedendo gli spalti dello stadio di Matera con 2000 spettatori, con 50 tifosi del Catania. Mi sono tornato indietro nei tempi. Nino Cantone ricordava bene, lui col Matera, il Catania in Serie C, mi ricordo una stagione, lottò fino alla fine col Matera e col Pisa, allenatore Adelmo Capelli, e il Catania perse il campionato proprio l'ultima giornata a Pisa, perdendo a Pisa e poi pareggiando in casa col Chieti, se non sbaglio, a giochi già fatti. Niente, una tristezza per quello che è il nuovo scenario che ci aspetta. Ho incontrato i giocatori per il mio dovere d'ufficio, sono
mi hanno un po' impressionato così per sono dei così sono, vengono qui, hanno tanta voglia di far bene, tanta determinazione, in campo si è visto, sono dei ragazzini che vengono qui e sono adeguati ovviamente alla categoria. Una tristezza per pensare che qualche anno fa battevamo l'Inter di Mourinho, futura campione del mondo, adesso siamo qui a doverti giocare con Matteo. Io però una domanda gliela devo fare, ma rispetto alla costruzione delle altre squadre, questa costruzione di questa squadra è più di categoria oppure no? Guarda, io confesso la mia ignoranza, cioè io il campionato di Serie C sono anni che... Per mia fortuna eravamo abituati bene. Non lo seguo più. I giocatori del Catania, francamente, li ho conosciuti personalmente, ma dico, ma calcisticamente non è che abbia delle grandi informazioni. Quindi magari questa domanda fammela fra un mesetto, quando avremo modo di vedere un po' le caratteristiche tecniche. Si parla molto bene di Russotto, che è un piccolo genio mai esploso completamente. Questo bisogna capire anche i motivi del perché non è mai esploso completamente. Si parla molto bene del portiere, di Luca Liverani, che viene dal Ravenna, dalla Salernitana, c'ha un buon passato. Gli altri, francamente, c'è Ferrario, che è uno di grande esperienza, un giocatore assolutamente di categoria, però coinvolto in situazioni poco piacevoli, quindi aspettiamo un po' l'esito di queste. Ma rispetto agli anni passati, che c'erano più nomi che sostanza, quest'anno si può dire che magari c'è più sostanza e meno nomi, magari una squadra di categoria. Già c'è Antonino Cantone, dice di no, però in questo momento come si fa a dire, perché? Antonio, come si fa a dire se c'è più sostanza? Sicuramente rispetto all'anno scorso e rispetto a due anni fa c'è più voglia, ci sono più motivazioni, c'è più determinazione, c'è più grinta, c'è più voglia di calarsi nella categoria, c'è più voglia di giocare sul campo, questo sicuramente sì. Poi la qualità non lo so, la vedremo. Francamente ieri i primi minuti mi hanno lasciato molto perplesso, si sbagliavano stop incredibili da una parte e dall'altra, cioè dal punto di vista tecnico mi sembra che sia stato un bel vedere ieri. Vediamo un po' quello che succede. Fra l'altro questa squadra siamo in work in progress, cioè esatto. Una squadra che si sta costruendo di giorno in giorno. Bonanno e Pitino hanno fatto miracoli nel racimolare 15 giocatori che partissero per Matera, quindi aspettiamo ancora qualche giornata e poi secondo me potremo dare già un giudizio anche sulla guida tecnica. Io non è che Pancaro lo conosca granché bene, quindi i giocatori ne parlano molto bene, però, e questo già è un segnale sicuramente positivo di una coesione che c'è all'interno del gruppo. Non ho notato battute o non ho notato, diciamo così, degli atteggiamenti poco simpatici nei confronti del mister. Tutti quanti mi hanno parlato molto bene di Pancaro, dicendo che è uno che dice le cose assolutamente in faccia, che ha le idee molto chiare, quindi da questo punto di vista penso che la guida tecnica sia buona. Vediamo quello che succede, Antonino. E poi permettetemi una cosa per tutte: non si parla più argentino, si parla italiano e siciliano. Ancora qualcuno credo ci sia. Io cosa dovrei dire? Cosa ti dovrei rispondere? Dimmelo tu. Parliamo di calcio, parliamo di calcio. Ma io dico solamente che mi pongo questa domanda: ma se fino a due anni fa giocavamo in Serie A e quindi tutti gli addetti ai lavori, cominciando dai dirigenti o pseudo dirigenti, direttore sportivo, direttore tecnico generale, cioè, vabbè, comunque vabbè, sulla carta però in un modo o nell'altro seguivano il campionato di Serie A, cioè del campionato che disputava il Catania, seguivano il campionato di Serie B, perché è sempre un campionato da dove attingere eventualmente qualche giocatore per l'anno successivo. Improvvisamente dopo due anni, in due anni siamo riusciti, solo noi lo potevamo fare, siamo riusciti a retrocedere in Serie C. Improvvisamente queste persone conoscono tutti questi giocatori di categorie di Serie C. Io non lo so, probabilmente ci sarà una regia esterna che li ha consigliati nel prendere i giocatori. No, quindi per adesso permettimi, non riusciamo, perché conosco uomini e fatti. Ti dico che Marcello Pitino, sì, in queste categorie riconosce a menadito, perché lui ha iniziato ad Andria,
Nocerina, cioè Barletta, allora, è uno di categoria. Sicuramente lui ha avuto molto peso specifico nella costruzione di questa squadra, perché Plasmati, per ultimo, io lo andai a vedere quando facevo l'osservatore del Messina, che giocava a Ragusa per dirtene uno, no? Per cui si è pensato di prendere più giocatori di categoria in questo senso. Evidentemente, dico, non a caso la società ha scelto, o come dici tu, la presunta società, di affidarsi a Marcello Pitino, perché conosce... Scusami, il direttore sportivo non è Bonanno? No, Bonanno è il direttore generale della società. Ah, addirittura. Ha fatto una bella carriera. La società in questo momento non ha presidente, ha un amministratore unico, che è Carmelo Milazzo, ha un direttore generale che è Peppe Bonanno, un direttore sportivo che è Marcello Pitino. Fabrizio Ferrigno credo che faccia consulente tecnico. Io credo che sia la mente di tutta. Poi dico chi c'è la regia non lo sappiamo. Ferrigno allora. Viene da Messina, se non ha lavorato con Messina. Ha lavorato con lo Monaco. Sì. Quindi sì, penso, io penso nel mio pensiero che sia lui la mente, diciamo. Comunque voglio dire, di fatto c'è una realtà. Noi tutti, e sfido tutti i tifosi, non conosciamo questi giocatori, perché eravamo tutti mentalmente proiettati, certo, per la Serie A, al massimo per la Serie B, quindi non li conosciamo questi giocatori. Speriamo che questi giocatori rispondano, diciamo, a quei dettami tecnici, tattici di categoria, ma è anche vero che mi si insegna che il Catania è il Catania non è né il Matera né il Monopoli, il Catania, con tutto rispetto per loro, che sono sempre rimasti nelle loro categorie, ma il Catania ha il dovere, a prescindere da chi è la proprietà, ha il dovere di cercare di risolvere i problemi immediatamente dal punto di vista tecnico e di classifica, e andare a vincere questo campionato, perché mi possono dire sì, sono 12 punti, giochiamo per la salvezza, ma la salvezza di chi? La Juventus è ritornata in Serie A dalla Serie B, aveva su per giù gli stessi punti di penalizzazione, ha vinto il campionato, sì, ma la Juventus era la Juventus, ma stiamo parlando di Serie B. Allora il Catania ha il dovere oggi di fare una formazione di categoria superiore, di perché andare deve provare a vincere il campionato immediatamente, perché quantomeno Catania merita la squadra, quantomeno che sia tra i professionisti, e quindi in Lega B. E questo ce l'auguriamo, penso, tutti e soprattutto i tifosi. Ed ecco, e ora parliamo del cuore pulsante di questa piazza, che sono i tifosi. Allora, Vera, intanto la tua opinione su questo Catania, e poi dici un pochettino i tifosi come l'hanno presa allora, questa situazione. Sulla partita di ieri, che... Sì, certo. Non sono rimasta molto né contenta né soddisfatta. Ho visto un Catania dormiente, non era quello che immaginavo di vedere. Anzi, è riuscito a Scarrasella a fare il gol. Noi come tifosi ovviamente non ci siamo dimenticati per nulla quello che c'è già stato nel passato. Ci hanno portato in Lega Pro. Tutto ciò non toglie ovviamente l'amore che noi abbiamo ugualmente per la maglia, a discapito della categoria che copre. Vero, è anche vero, perché c'erano tantissimi tifosi a Matera, sì, l'amore no, c'è sempre. Mi volevo collegare. Gli spalti erano vuoti. Mi volevo collegare a diciamo Nino. Diciamo che il settore ospite era molto vuoto. Era pieno di giocatori del Matera. Sì, del Matera sì. Del ospite c'erano molti giocatori, molti tifosi che hanno seguito la squadra. Credo che questo l'amore per i colori dei tifosi rimane sempre, a prescindere da tutto. Tu basta Antonio, che immagini il viaggio che hanno fatto. Da Catania a Matera uguale amore per la squadra. Mi volevo collegare a quello che dicevi tu poco fa sulla costruzione della squadra. Naturalmente anche l'avvocato annuiva, no? È chiaro che occorre economia per fare squadre importanti, e in questo momento non credo che la società possa disporre di questa grande economia per poter, ti ripeto, perché Marcello Pitino, che conosco personalmente, ci ho lavorato insieme, so di che pasta è fatto. Naturalmente le buone squadre nascono anche e dalla competenza, ma soprattutto dalla possibilità economica. Perché ti dico questo? Perché tu facevi poco fa dei paragoni giustissimi. Però è chiaro e evidente che tu ti muovi, se tu hai seguito un po' la vicenda del Catania, credo che abbia cambiato in corsa 3-4 giocatori continuamente, e non ultimo con questa finestra che si è aperta fino a qualche giorno fa, sta cercando ancora di completare l'organico. No, è finito il calciomercato ieri. No, stava cercando di completare l'organico, tant'è che per ultimo c'era il problema del portiere che legava, che dice Carmelo? Ma dicevo che lo sforzo dei dirigenti, secondo me,
si è dovuto, diciamo, articolare in due direzioni, sia in quella che dicevi tu, ma soprattutto in quella di eliminare i giocatori che per contratto, grazie alla precedente dirigenza, il Catania si trovava, no? Quindi è stato uno sforzo su doppio binario, per cui quello che diceva Nino, magari Bonanno ha lavorato più su un versante, Ferrigno e Pitino più sulla categoria. Non dimentichiamo fra l'altro che a gennaio abbiamo il rientro dei Peruzzi, dei Rolin, dei Leto. E questo qui non ce l'avamo tutti quanti dimenticato. E questo è un altro grosso problema da risolvere, perché questi sono tutti giocatori sotto contratto col Catania, con contratti elevatissimi che ovviamente graveranno sulle casse del Catania. E quindi lì bisognerà trovare una soluzione. Dubito fortemente che i giocatori e i loro agenti andranno a giocare in Serie C o saranno disponibili a una risoluzione contrattuale. E vediamo regale della risorsa praticamente a tutt'oggi. Sì, pare di sì. Allora, aspetta, avvocato, una domanda mia. Quanto, cioè, i tifosi magari non lo sanno, non lo sa nessuno, però dal punto di vista degli addetti ai lavori, quanto è stato difficile costruire questa squadra e come dice, fare la risoluzione di quei contratti che erano gravosi? Cioè, quanto è difficile dal punto di vista pratico? Come dicevo prima, gli sforzi maggiori sono stati sull'aspetto della risoluzione contrattuale e del piazzare i giocatori. Cioè, più difficile vendere che comprare. Sicuramente, anche perché le società sapevano della necessità del Catania di vendere, quindi il prezzo non lo fa chi vende, ma lo fa chi compra. Cioè, tu sei nell'obbligo, nel dovere di vendere, quindi ti trovi in una situazione assolutamente deficitaria su un tavolo di trattative, senza considerare che il Catania ha anche rischiato la radiazione, quindi parecchie società stavano lì ad aspettare che tutti questi giocatori si svincolassero a parametro zero, quindi è uno scenario molto 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 complesso. Poi si è creato quest'asse con la Salernitana Calcio, in cui c'è stato uno scambio di giocatori, tra cui Luca Liverani è venuto a Catania tramite questo giro. Il resto sono tutta gente che era disponibile sul mercato a parametro zero, quindi non penso che ci sia stata una grande difficoltà nel trovare questi giocatori, né nel creare dei contratti particolari, perché i contratti sono assolutamente di categoria. Una domanda, tu abbiamo 30 secondi. Io sono rimango comunque perplesso, no, perché mi pongo delle domande. Cosa pensi che possa dare una svolta a questo andazzo? Per me la soluzione migliore sarebbe il cambio di società immediatamente, attraverso una cordata che sia una cordata sana. Forte, sana e leale. E trasparente soprattutto. E leale. E naturalmente la nuova società, cioè la nuova cordata, sarebbe costretta a fare un campionato di salvezza per il primo anno. Purtroppo è così, perché altrimenti se ci sono se la cordata hai soldi. Sorrido perché sono assieme a Carmelo un po' parte in causa in questa situazione. Ma io sapevo che voi rappresentavate una cordata, però io non mi posso entrare dentro i criteri di una cordata. Se hanno i soldi e la bontà di eventualmente rifare la squadra a gennaio con i rinforzi, allora va bene, ma io penso che la soluzione migliore sia quella che avevo prospettato prima: cambio immediatamente di società, quindi con l'inserimento di una cordata onesta e seria, apertura con discorsi seri sia tecnici sia con i tifosi, perché trovo veramente, mi viene anche da piangere metaforicamente, pensare che la curva nord e la curva sud abbiano avuto dei problemi tra di loro e si sono anche litigate tra di noi. Poi ce ne parlerò. Cioè, voglio dire, poi magari sarà un argomento che voi aprite, ma io apprendo questa notizia e dico: ma fino a che punto portare anche i tifosi a litigare tra di loro? Non c'è bisogno di litigare. Io, questo è un appello che io mando ai tifosi tutti, sia Curva Nord che Super. Non c'è bisogno di litigare. In questo momento non bisogna litigare. Se voi amate, come dite, il calcio Catania, solo combattenze. Bisogna avere Bisogna stare uniti. Allora, è su questo che credo sia sacrosanto. Noi ci fermiamo per un paio di minuti, andiamo in pausa e torniamo fra pochissimo. A dopo. Ben ritrovati, ritorniamo da questo piccolo break. Iniziamo col dire che quest'anno c'è una bellissima novità. Potete chiamare qui in studio al numero 095 81 88 692. Questa è una bellissima cosa che facciamo insieme a Globus Radio Station per far interagire i nostri tifosi qui, perché la voce di questa radio è la voce del popolo rosso-azzurro.
ritorniamo con una vecchia consuetudine ormai della passata stagione, sperando che questa volta porti veramente fortuna. Mister, ultima canzone, a chi la dedichiamo? Diciamo alla mia Giulietta, dai. Ah, alle mie Giuliette, scusa. Ok, allora, ospite di oggi, un gradito ospite, una persona che ci parlerà della partita anche di ieri a Matera, un campione del mondo, signori e signori, Franco Selvaggi, benvenuto e bentrovato. Grazie, un saluto a tutti voi. Allora, Franco, ciao mister. Abbiamo qui Renato Marletta, presidente sì. Ajax Catania, lo conosci, l'avvocato Marzà, sì, fiduciario sì, sì. Asso Calciatori, beh, Antonino Cantoni, ex capitano del Calcio Catania e una tifosa del Catania vera vasta. Allora, intanto un saluto a tutti e in particolare a Marletta, insomma, siamo amici di vecchia data, per cui non abbiamo arancine sul posto, lui annoisce sempre. Allora Franco, intanto benvenuto e magari se ci dai un'impressione della partita di ieri, come ti è sembrato il Catania e come ti è sembrato il Matera, perché è una squadra veramente ben organizzata, devo dire io. Beh, diciamo che il calcio, le prime battute, le prime giornate, insomma, sono sempre non veritiere al 100%. Le squadre ancora sono non dico in fase di preparazione, ma insomma, non si può dire ancora niente, insomma. La partita di ieri è stata molto equilibrata, a mio avviso. Teniamo presente che il Matera l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, ha perso la B ai play-off e quindi è un osso duro, però il Catania non mi è dispiaciuto, anzi ha fatto una buona gara e ha vinto la partita, insomma, ecco. Senti, secondo te si è calato un pochettino la mentalità della Lega, però qua ne parlavamo un po' tutti e tutta la città, la piazza e i tifosi se lo chiedono. Ma guardi, se uno non si cala nella realtà della Lega Pro pensando di stare ancora nel non so, in Serie B o in Serie A, fa un grosso errore. Il campionato di C adesso si chiama Lega Pro, è un campionato difficilissimo. Si vede il Lecce, il Benevento, società che hanno speso un sacco di soldi. Foggia poi, anche. Come? Anche il Foggia, dico, sono tutte squadre anche il Foggia, cioè il nome delle città conta poco, conta la forza della squadra, l'umiltà, la compattezza, soprattutto nelle categorie inferiori. Se si pensa di poter giocare con Fioretto in queste categorie, ci si sbaglia di grosso, insomma. Franco, ti lascio le domande dell'ostico Renato Marletta e del pungente Renato Marletta. Franco, la domanda a un campione del mondo. Il calcio nell'ultimo periodo non vive di buoni argomenti per via e delle vicissitudini che ci hanno accompagnato in estate e da quello, diciamo, che sono i vertici federali che un po' latitano sotto questo aspetto. Come si può riportare la gente al vecchio amore del calcio, del pallone, soprattutto i tifosi, perché in questo contesto, in questo momento, credo che siano la parte più colpita da questi eventi negativi del calcio? Ma io credo che il calcio sia il gioco più bello del mondo, però insomma, ultimamente la gente si sta affezionando a questo bellissimo sport. I motivi sono tantissimi, dove ci vorrebbe una puntata a parte per poter parlare di tutti i problemi che affrontano il calcio. Allora io posso dire che insomma, tutto sommato, anche la nuova dirigenza federale sta cercando di riformare alcune cose, speriamo che ci riesca, perché insomma gli ostacoli sono molto difficili. Io penso che si debba ritornare a un calcio, come dire, un po' passionale e meno economico, ma è facile a dirlo ma non a farlo, insomma. È molto utopistico, penso. Il calcio deve diventare un po' meno business e un po' più spettacolo e sport, soprattutto. Concordiamo penso un po' tutti. Vai Renato. Franco, un'ultima domanda, ma se ti dovesse arrivare una proposta da allenare? Non da allenare, perché so tu sei un ex tecnico federale in pensione, sì, ma comunque sempre io adesso faccio il capo delegazione della nazionale under 16. Complimenti, mi piace molto. Siamo stati già in Svizzera, abbiamo girato con la Bulgaria. Chi è il tecnico? Io credo che abbiamo giovani interessanti e lì bisogna lavorare molto. Credo che bisogna rivalutare i settori giovanili, questo è un intendimento anche della Federcalcio e io ho aderito perfettamente a questo nuovo progetto.
Quindi, dico, cogliamo l'occasione, sai perché? Perché Nino Cantone, sì, che tu ti ricorderai, gloria del calcio catania, capitano, in questi giorni sta aprendo la scuola calcio con Mimmo Ventura e Melo Russo, ex diciamo del Catania, proprio per far capire a tanti giovani che i buoni maestri sono fondamentali nella crescita educativa sportiva dei giovani, perché sempre meno giovani si avvicinano al gioco del calcio e soprattutto tanti genitori dovrebbero capire di fare solo i genitori, perché io che seguo un po' le attività delle rappresentative mi riscontro qualche problema. Antonino, parlacene, dai. No, io intanto ciao Franco. Io volevo semplicemente dire che la preeminenza, ecco, per cui noi abbiamo deciso di aprire questa scuola calcio, è perché ci siamo accorti purtroppo in questo ultimo decennio e anche di più, che i bambini crescono, i giocatori magari ne fioriscono pochi, ma sono quasi tutti con molta carenza tecnica. Non si insegna più a colpire la palla di collo, di destro, di esterno, eccetera, certo, eccetera, a stoppare. Non fanno più la forca, tu lo sai che cosa vuol dire. Quello che ci insegnavano i nostri maestri non lo fanno più, adesso devono essere alti, non sanno neanche battere il fallo laterale, figura. Non so se sei d'accordo, Franco. Io sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che bisogna ripristinare i vecchi maestri di calcio, anche perché non tutto si è buttato l'acqua sporca anche col bambino, insomma, e quindi bisogna invece riprendere alcuni concetti dei vecchi maestri di calcio che ci insegnavano a calciare, a stoppare, alla guida della palla, il controllo. Io sono d'accordo, si fa meno tecnica e più tattica. Secondo me si dovrebbe fare più tecnica e meno tattica, però questo dipende dagli istruttori. Credo che insomma la Spagna insegna, no? Barcellona, che utilizzano il calcio più che sotto l'aspetto della forza, dell'atletismo, dal punto di vista tecnico, ed è un calcio che ha dominato il mondo negli ultimi 10 anni, insomma. Io credo che sono d'accordo, bisogna ripristinare alcuni concetti del calcio, ecco. Avvocato Marzano, insegnare la tecnica. Mister, però a me sembra che sia il cane che si morda la coda, nel senso che sono perfettamente d'accordo, nel senso che bisogna privilegiare l'aspetto tecnico rispetto a quello atletico fisico, come diceva lei. Non voglio dire che oggi l'aspetto atletico è importante. Sono perfettamente d'accordo. No, dicevo, però, il cane, credo che si è come dire messo da parte un po' l'aspetto tecnico, l'insegnamento, ma sono del calcio, quadro che da lei è correttissimo. Io dico, è il cane che si morde la coda, perché questo è il messaggio che arriva dal mondo del calcio, che arriva dalla Serie A, dalla Serie B, dalla Serie C. Gli allenatori mettono in campo squadre fisiche, squadre che molto tattiche, cioè in cui l'aspetto tecnico passa in secondo piano. Cioè se c'è questa esigenza, probabilmente è un'esigenza che nasce dal fatto stesso che il mondo del calcio e il calcio stesso in questi anni si è evoluto verso un aspetto fisico atletico, che piuttosto verso un aspetto tecnico dei Rivera, dei Mazzola degli anni 70. Non so se lei è d'accordo su questo. Sì, ma questo deriva dal fatto che abbiamo, diciamola tutta la verità, cioè io penso che i grandi calciatori, quelli che, perché i ragazzi vanno per imitazione, si dovrebbe in qualche modo invogliare i grandi giocatori a insegnare la tecnica nei settori giovanili. Ma se lei vede nei settori giovanili c'è tutta gente che, insomma, lo so, infatti, che fa fatica a calciare loro, figuriamoci se possono imparare insegnare. Noi ci auguriamo tutti, infatti, che Antonino Cantone possa riuscire nel suo intento e magari far sfornare magari qualche campioncino, ma non solo per il calcio Catania, ma per tutta la nazionale. I che abbiamo in Federcalcio sono tutti preparati e privilegiano l'aspetto tecnico anche. Bravo. Di pari passo. Bravo. Quindi Franco, questa è l'evoluzione, insomma, no? Questo è l'indirizzo che si dà
Io, Franco, scusami, io come si è ben capito intendo consegnare i bambini a 12 anni al settore diciamo giovanile di una società che sappia colpire la palla, che sappia calciare, cioè tecnicamente con i fondamentali. Poi è il settore giovanile della società che ha il compito di continuare a sviluppare, istruirlo su altre cose. Ma... a me dispiace, questo è il mio messaggio. Mi dispiace interrompere, ma il tempo stringe e noi dobbiamo salutare Franco Selvaggi, purtroppo. Va bene. Grazie. Va ciao, bene, Franco, grazie, è stato un piacere. Ciao, Franco Selvaggi, campione del mondo 82. Grazie mille. Allora, andiamo con le domande, perché sono un sacco di domande, e poi passiamo ai nostri tifosi. Allora, Ruggero, vai. Allora, io intanto volevo fare una domanda a Vera. Sì. In qualità di super tifosa del Catania, cosa ti aspetti da questa stagione? Chiaramente il Catania vada bene, e questo credo sia sottinteso. Ma che tipo di aspettative ci sono? C'è vittoria del campionato fin da subito o comunque raggiungimento di una posizione che ci possa diciamo consentire di giocarci la promozione? Allora, noi in qualità di tifosi ovviamente ci auguriamo che questa società o chi per essa subentrante delle due cordate possa regalarci le soddisfazioni che la città o la tifoseria si aspettano e si meritano soprattutto. Grazie. Vai Ruggero. Allora sì, abbiamo due domande dai nostri tifosi. Luca ci scrive: buonasera a tutti voi e ben ritrovati. Ieri abbiamo iniziato bene, ma c'è ancora tanta strada da fare, staremo a vedere. E il secondo ci fa una domanda un po', diciamo, strana. Vai. E vorrei sapere come funziona la storia dei cartellini gialli dopo le esultanze, per così dire, esuberanti. Dopo il gol? Sì. Allora, chi mi risponde? Io credo che... vabbè, io aggiungo qualcosina io dico che magari l'eccessivo esultare non credo sia da giallo, a meno che non si levi la magliettina o qualche altra cosa. Mister, aiutami tu. Ma allora, il regolamento parla chiaro sotto certi aspetti, ma poi c'è sempre la sensibilità dell'arbitro che deve giudicare il momento in base all'atteggiamento proprio del calciatore o del tesserato in genere. Naturalmente si va da episodi a episodi sotto questo aspetto, e si va dall'interpretazione regolamentare che dà ogni singolo arbitro. Magari il tifoso si riferiva a Russotto, che abbiamo detto anche prima con l'avvocato Marzà, che è un grandissimo giocatore che ha 28 anni, però se in serie C o Lega Pro un motivo ci sa. Però abbiamo un tifoso in linea. Allora, abbiamo il primo tifoso in linea. Allora, ciao, benvenuto, come ti chiami e come stai? Pronto? Mi sa che il tifoso ancora non è pronto. Allora, noi dobbiamo andare avanti perché il tempo stringe. Allora, Ruggero, dobbiamo parlare della partita di giovedì mercoledì alle ore 20:30 contro il Monaco. Allora, sì, il Catania dovrà recuperare questa prima partita della stagione contro il Monopoli. Monopoli che viene dal pareggio casalingo col Messina di ieri, pareggio che possiamo dire va pure stretto alla squadra di casa, perché il Messina ha pareggiato al 93esimo con l'uomo in meno. Quindi possiamo dire, sulla carta dovrebbe essere una partita tra virgolette semplice a mio parere per il Catania, però è chiaro che ogni partita va giocata e quindi diciamo, non ci dobbiamo far trovare impreparati. Monopoli quindi è un punto, così come il Catania è solo una partita giocata, staremo a vedere come finirà. Ah, abbiamo di nuovo il collegamento ripreso con il nostro tifoso. Ciao, come ti chiami? Benvenuto. Ciao, mi chiamo Davide Scuderi. Mi sentite? Sì. Ciao, mi chiamo Davide Scuderi. Ciao, benvenuto. Allora, dici la tua domanda e le tue impressioni sulla partita di ieri. Ma innanzitutto ho visto un Catania finalmente che in campo gioca, e non accadeva da diverso tempo. E già questa è una grandissima cosa, perché i ragazzi volevano fare. La mia domanda è una: io avevo letto in questi giorni che è probabile una penalizzazione di 2 punti per il motivo che il nostro presidente ha pagato in ritardo i pagamenti dei nostri giocatori. Questa notizia è fondata oppure no? Ok, noi ti ringraziamo, tieni collegato con noi e facciamo rispondere l'avvocato Marzà. Grazie, ciao. Ok, grazie. Avvocato Marzà. Sì, la notizia è assolutamente fondata, nel senso che le nuove normative federali prevedono che l'iscrizione al campionato possa farsi fino a un saldo di stipendi e contributi fino al mese della mensilità di marzo. Poi, per ciò che riguarda le mensilità successive
aprile, maggio, giugno, queste tre mensilità possono essere pagate poi nei termini di legge, ma non sono propedeutiche rispetto all'iscrizione al campionato. Il Catania ha non ha versato le trattenute IRPEF, almeno da quello che sembrano le notizie che trapelano, e queste trattenute IRPEF, questa mancata corresponsione allo Stato delle trattenute IRPEF, determinano poi delle sanzioni penalizzanti nei confronti della società. Signori, questa puntata ormai volge al termine. C'era, abbiamo l'ultima. C'era un appello della tifosa Vera Vasta. Allora, salutiamo la tifosa Vera Vasta con l'ultimo appello. Vai. Sì, io volevo fare un appello a tutti gli altri tifosi. Volevo far capire loro che la principale cosa importante per loro, per l'amore e la loro passione che hanno verso il Catania Calcio, deve essere in primis di essere molto compatti fra di loro. È inutile fare distinzione a queste mini guerre, scontri tra la curva nord e curva sud, perché il calcio è sinonimo di amore e passione. Quindi secondo me avere una maggiore compattezza fra loro serve anche soprattutto per il bene della squadra, per dimostrare che servono esempi. Specialmente in questo periodo bisogna complimenti, bisogna stare sante uniti. Parole. Allora, mister, ultima battuta prima di andare via. Allora, diciamo che in settimana ci potrebbero essere novità dal punto di vista societario. Noi siamo in attesa, punto. Aspettiamo un segnale. Ciò non toglie che il Catania continua ad allenarsi, continuerà a giocare, e ci auguriamo da tifosi che quanto prima la penalizzazione venga messa azzerata, subito. Venga azzerata. Questo per far sì che al di là della categoria, che purtroppo, caro Nino, ci dobbiamo adeguare per questa stagione, purtroppo dico io, perché sappiamo che l'amore per il calcio è catanese dopo Sant'Agata, è la cosa più importante. Avvocato Marzà? Beh, che dire, io sono molto curioso di vedere all'opera questi nuovi giocatori, perché diciamo la partita di ieri prendiamola così come una rondine che non fa primavera. Buona quindi, la prima. Quindi buona la prima, buona però la prima. Vediamo di consolidare la. C'è da valutare. Il nostro capitano del calcio Catania. Allora, Antonino Cantone, riproponiamo di nuovo. Ricordiamo di nuovo. Nino, scusami, quando è l'inaugurazione della scuola calcio? Ci invita naturalmente, no? Certo, sì. Siete tutti invitati. A favore di camera là. Cosa devo fare? No, far vedere magari il coso, tu parlane. Allora, dunque, la scuola calcio che sarà condotta da me, Nino Cantone, da Mimmo Ventura e da Melo Russo, quindi credo che dal punto di vista tecnico siamo una garanzia, e che avrà, diciamo, comprenderà, i bambini saranno dai 5 ai 12 anni, affiliata alla FIGC. Inizierà con giorno 1 con l'Open Day. L'Open Day è che è giovedì, 1 ottobre, alle 3:30. L'Open Day, nel senso, è un modo come un altro per conoscerci con i genitori, fare un mini provino dei ragazzi, quelli iscritti. Ma si mangia? Ci dobbiamo allenare. L'Open Day no. E il giorno 3 invece, che sarebbe sabato, alle 5, ci sarà l'inaugurazione, diciamo, ufficiale, dove sei invitato tu, tutta Radio Club. Grazie. E molte altre persone. A questa inaugurazione ci saranno i miei amici, naturalmente, ricordiamoli Claudio Ciceri, Paolo Spagnolo, Cantarutti, verranno poi quelli di Catania, Nino Leonardi, Gigi Cavaro, Antonio Dal Poggetto. Un ritorno al passato. È giusto che anche i tifosi del Catania partecipano. Avevo invitato, dai, Guido Angelozzi, ma purtroppo è a Sassuolo che sta lavorando e quindi non può venire. E lo salutiamo, un amico di Globus. Ci saranno anche altri vostri colleghi della stampa. E aggiungevi di dire, avete avuto anche la benedizione di Franco Selvaggi, che abbiamo avuto questa è stata una cosa graditissima, quindi voglio dire, chi ci ama ci segue, sì, se certo. Fiducia chiama, in noi, chiama il calcio vero, chiama il calcio vero, quello genuino. E quindi il giorno 3 invece ci sarà non la mangiata, ma comunque una bicchierata, voglio dire, perché probabilmente con Cicci, Spagnolo e gli altri verranno un sacco di persone. Siamo ai saluti, ringraziamo dietro la regia dobbiamo ringraziare a Ruggero Tracuzzi per la disponibilità e per il suo commento tecnico, esordisce oggi, e gli facciamo i migliori in bocca al lupo, io personalmente, tutta la redazione e tutti qui in studio. Grazie Ruggero. Antonio, grazie, buonasera. Ringraziamo dietro la regia anche Salvatore Pappalardo, ringraziamo Gabriele Cubeda che è lì e sorride insieme a noi, grandissimo lavoratore anche lui, abbiamo anche
Alfio Scrofani, ringraziamo anche Gaetano dietro le quinte che ci supporta sempre, il nostro direttore Enzo Stroscio. Noi che dire, speriamo di vederci presto, sicuramente ci vedremo lunedì, sicuramente lunedì, e speriamo se ci sono novità anche magari prima. Allora, grazie mille, forza Catania, ci vediamo presto e soprattutto alle 20:30 Monopoli la trasferta. Ciao, forza grazie Catania. A voi, ciao. Ciao, grazie. Buonasera. A tutti. Ciao. Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligrecchi. Conduce Antonio Rapisaglia.